Tu stesso hai definito che V è un album che in una sola lettera contiene tanti significati. Volevo sapere se questa scelta è venuta un po' automatica o diciamo è stata una scelta più fatta ad hoc al momento della scelta del titolo. Ma credo che, a meno che tu non faccia un concept album che abbia un filo conduttore sempre, quindi sai già qual è il titolo del disco, il titolo ti arriva un po' durante la lavorazione, almeno per questo disco per me è stato così. C'erano dei temi ridondanti, c'erano delle cose, quindi questa vista a significare tante cose, ne ho parlato tanto anche prima che uscisse l'album. Sta per Vincent, sta per Vendetta, che nel 2018 compirà 10 anni, sta per Bella, il mio cognome, sta per V come numero romano, il quinto. Avevamo più o meno tre quarti di disco e il resto già abbozzato quando è venuto fuori questo titolo. Quindi mi sembrava molto rappresentativo in generale dell'album, e poi soprattutto è stato anche poi figo giocare dal punto di vista artistico sulla copertina. Questo è un album molto completo che reputo il mio migliore fino adesso, anche per unione di cose, però credo che il lavoro in generale sia ben presentato e Infatti, ben una cosa che accettato. io ho notato anche nella copertina è che la tua faccia è ripresa da diverse angolazioni all'interno della V, come se fosse appunto che tutto il disco racchiude veramente tutto te stesso, cioè ogni parte, diciamo, ogni sfumatura. Quello è il metalinguaggio, e poi gli strappi sulle foto stanno a identificare un po' questo, no? Strappi inteso anche come, non so, vedere che c'è sotto, no? Cioè, questo è un po' il leitmotiv. All'interno della copertina ci sono anche tanti riferimenti a cose che ci sono nell'album, ci sono anche delle piccole cabale di numeri. Per esempio la traccia Vincent è la 14, l'ultima, 1 più 4 fa 5, V. Insomma, ci sono un po' di trick all'interno del disco, ci sono delle foto che tutto il lavoro fotografico è stato seguito da Andrea Barchi, che è Yay Old Desk, che ha prodotto delle tracce del disco, e l'ho rimandato ad Alpignano nel mio quartiere a fare le foto dei garage dove feci le foto di Vendetta, dell'artwork di Vendetta, quindi abbiamo cercato di allineare tutti i pianeti. Un cerchio concentrico, nel senso che cioè, dalla parte magari da un ascolto magari superficiale si può arrivare fino a scovare appunto tutte queste piccole cose, cioè Sì, anche che la tracklist dalla 1 alla 14 il disco ha un senso secondo me, nel senso che quando le ho messe in ordine volevo che si sì, percepisce questo via, infatti che si percepisse questo viaggio da fare. io. Ok, e infatti un'altra cosa che ti volevo chiedere è proprio sulla struttura della tracklist, ovvero che tu cominci appunto con Ribelli senza causa, il fatto di essere cresciuti comunque della tua gioventù e poi arrivi comunque appunto a Vincent che è poi una lettera magari al futuro anche, no? Sì, E infatti appunto ti volevo chiedere se appunto la tracklist era stata studiata, ma a questo punto insomma hai già stata risposto studiata, sì, comunque. c'è cioè la parte più intensa, l'ho fatta al contrario la tracklist, proprio per queste cose che hai detto anche tu. Per esempio c'è un momento definito che è quello più high del disco, più divertente, Sugar Mama 4:20, sono vicine, In Volo, che è un pezzo diverso da tutti quelli che ho sempre fatto, un po' a spezzare la tensione prima del gran finale. Prima le altre quasi in ordine, Boom Bye Bye, Iconic, è un po' questo ho cercato di far quadrare tutto. In questi 3 anni, diciamo, di tua assenza discografica sono cambiate un sacco di cose, un sacco di dinamiche all'interno della scena. Per molti, magari, questo è diventato quasi una difficoltà, no? Mentre mi sembra che tu l'abbia preso quasi con uno stimolo. Cioè, in questo disco vedo proprio che tu hai usato la tua attitudine, appunto, juggernaut, la tua attitudine che da anni porti avanti, reinterpretata però su sonorità magari più moderne o più, insomma, anche con anche appunto uno cercando appunto di essere comunque molto coerente con quello che è il 2017, quello voglio dire. Ti ringrazio che tu l'abbia percepito, ma in generale è uno dei commenti che sento più spesso su quest'album. Le strade erano due, voglio dire. O fare quello che ho fatto e quindi mettermi in gioco a testa alta in un ambiente che è cambiato molto, che a tratti molti dei miei colleghi disconoscono, ci si allontanano o non si sentono parte di questa cosa. Oggi è bello mettere delle etichette alle robe, io faccio rap, io faccio trap, io faccio un'altra cosa.
per me questi non hanno significato queste cose, per me c'è il rap e basta. Quindi ho cercato di non nascondermi dietro un percorso, dietro uno status, dietro la mia attitudine e soprattutto di mettermi in gioco facendo una musica che anche mi piace, perché comunque l'evoluzione del rap mondiale a livello musicale trovo un sacco di cose che mi stimolano, mi piacciono e altrettanto però volevo far valere comunque il mio percorso, questi 10 anni di rap all'attivo, ma anche tutto quello che ho visto prima di questi 10 anni, quindi senza sbandierare nulla, però mettere un po' di puntini sulle i. Quindi quest'album, secondo me, in quest'album vengono fuori le mie caratteristiche principali e una di queste è stata sempre quella di non adattarmi, cioè di sapermi adattare, di non crogiolarmi, diciamo, sui risultati o su un sound oppure. Come posso dirti? Nascondermi dietro qualcosa del genere, no? Certo. Allora, tutta questa tendenza nuova che porta a fare una musica di un certo tipo, uno come me avrebbe dovuto, che ne so, fare un disco anacronistico per dire io sono un'altra cosa. No, io ho sempre fatto il mio rap, ho trovato stimoli nelle cose nuove come in quelle vecchie, ho cercato di adattarmi al 2017 senza sposare un trend. E secondo me questa è la grande forza di questo album. Poi non so se tutti riusciranno a percepire questa cosa, però io ci ho provato e ci ho messo tutto me stesso in questo. Poi un'altra cosa che volevo affrontare è che tu in diverse tracce del disco, insomma, un po' parli della questione dei live, insomma, l'argomento della performance dal vivo, anche in Sugar Mama, ad esempio, ironicamente dici che l'età dei fan si è abbassata, pensa alle mamme che stanno ai live, mentre in Boom Bye Bye, anche nel ritornello, insomma, c'è il paragone tra la dimensione online e quella offline poi della Sì. musica. Secondo te in questi anni come si sta evolvendo il ruolo dei live all'interno della scena hip hop? Ma è cambiato tutto, per noi era un po' un biglietto da visita, cioè non avevamo nessun altro modo per farci vedere quando siamo partiti e già siamo partiti in momenti, una strada già spianata da quelli prima di noi, voglio dire. Però diciamo che la cosa importante per noi era il rispetto di quelli che c'erano prima e far valere la propria attitudine, il proprio stile sul palco, che era l'unica occasione per farci vedere in giro, voglio dire, internet non c'era, se c'era non aveva questa valenza, voglio dire. Oggi sicuramente per i ragazzi hanno meno interesse magari nel coltivare questo tipo di. Si concentrano più su altre cose, anche specchio dei tempi e della società che vivono. Però per quanto mi riguarda, io anche se vado a vedere i rapper nuovi americani o rapper storici americani che ancora oggi fanno la differenza, alcuni dal vivo sono sempre dei mostri e questo secondo me è la cosa più importante, soprattutto per quello che faccio, per quello che rappresento. Quindi rimarcare la mia identità da questo punto di vista è una cosa molto hip hop, è una cosa che ho sempre fatto nella mia discografia. Infatti il ritornello di Boom Bye Bye è una citazione di numero uno, quindi non è che sono nuovo a dire determinate cose. Secondo me tra le nuove generazioni esistono parecchi. Che anche dal vivo hanno il loro perché, altri un po' di meno, non sempre tutto quello che dico tende a screditare gli altri, anzi nella maggior parte dei casi tende a accreditare me, che è la cosa che mi interessa di più, voglio dire, però quando dico guarda sti rapper live e gli serve MacGyver, lo dico anche come stimolo nei loro confronti, perché oggi fai i numeri sul web, fai i numeri con le vendite, eccetera, eccetera, però magari dal vivo poi ti vengo a vedere non. Mi manca quell'energia che magari in studio ti viene più fuori, quindi è anche uno stimolo per questi ragazzi a dire oh, dobbiamo impegnarci a fare meglio. Secondo me ci sono dei nomi in gamba, però gente come me, come Clemente, ma penso anche a Tormento, pensando a uno di un'altra generazione, cioè dal vivo è un altro appeal, penso a Salmo, cioè performer forti, credibili, che riescono a essere forti quanto il disco, se non di più, dal vivo, che è una cosa secondo me importantissima. Poi Certo. io ci tengo molto perché è la mia cosa principale fare i concerti, quindi. No, 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 certo. E invece un altro discorso, sempre un po' legato alla dimensione del live, comunque tu sei una delle personalità più importanti della storia del freestyle italiano. Secondo te, dai tuoi tempi, il movimento dei freestyler come si sta evolvendo? Cioè, quanto secondo te
appunto anche la creazione magari di questa anche comunità online che magari prima non c'era, ha modificato secondo te, vedendo adesso da fuori Ma oggi ha anche naturalmente. una valenza diversa, per noi post 8 Mile, perché poi quello fu un momento che io ricordo proprio nella mia testa, cioè ci fu un interesse dei media anche nei confronti di questa cosa qua. E le gare di freestyle, il confrontarsi e il cimentarsi in quest'arte che per un MC era sempre stata parallela alla scrittura, a parte qualche caso alla Chaos, che è sempre stato solo un liricista e non so se l'abbia mai fatto in passato o meno. Però penso a tutte quelle leggende come Danno, appunto come Torme, come Esa o come Neffa, hanno sempre avuto questa valenza di liricista e di freestyler, perché era il nostro codice, allora era così, un MC doveva saper fare freestyle. Oggi c'è di meno, perché c'è meno questa esigenza di dover comunicare le cose in quella maniera, cambiando il formato cambia anche il modo con il quale i ragazzi si approcciano a questa cosa, quindi i freestyler che ora oggi si buttano e si cimentano in questa cosa, e probabilmente non hanno neanche tutta la non hanno tutta l'attenzione che magari avevamo noi ai nostri tempi, dove questa cosa era proprio determinante, perché per alcuni, come nel mio caso, come in quello di Clemente, come nel caso di altri, è stata fondamentale anche per emergere, per venire Certo. fuori. Oggi un freestyler è raro che, anche se vince il Tecniche Perfette, che è rimasta insieme al Mike Tyson, forse gli unici due eventi importanti in materia. Probabilmente non succede niente se dall'altra parte non sai fare dei dischi o non fai dei bei video o non ti presenti in una certa maniera. Dall'altra però io sono troppo legato a questa cosa per screditarla, quindi tutti i ragazzi che continuano in questa direzione, mega supporto, il livello è altissimo, ci sono dei freestyler in gambissimo e questo mi fa sempre prendere bene, perché voglio dire, è una cosa che io anche dal vivo non lascio mai, ma è soprattutto l'arte che mi ha reso celebre, quindi non potrei sputare nel piatto dove ho mangiato, voglio dire. Però ti ripeto, oggi forse è più importante un altro aspetto e non questo, quindi big up a tutti quelli che fanno freestyle, però raga, impegnatevi nei dischi, perché il futuro va là. E invece tornando sempre un po' al discorso del disco e delle sonorità, allora io mi ricordo che una delle tracce che più me era rimasta impressa di quando avevo sentito Aetus era la scomparsa del pescatore, perché comunque c'era tutta questa ispirazione di André, questa reinterpretazione comunque di un pezzo del genere, e quindi ho pensato, nel senso, per un disco come questo, quali sono gli artisti magari, insomma, magari anche gli album che ti hanno più ispirato in questo periodo di scrittura, magari che è stato anche abbastanza, penso, lungo o comunque approfondito. No, in realtà il periodo di vera e propria realizzazione del disco è stato un periodo abbastanza concentrato, da dicembre a maggio, considerando che nel mese di febbraio e nel mese di marzo ho avuto degli stop per altre motivazioni, quindi in 4 mesi ho scritto tutto il disco, ho preso tutte le basi, registrato, mixato tutto quanto in un breve periodo, però il periodo di gestazione ci avevo pensato tanto a questo album, ci sono tanti dischi e tante canzoni, tanti artisti che mi hanno accompagnato in questo periodo, però sarebbe difficile adesso tracciarti una spina dorsale di pezzi che mi hanno motivato. Quello che c'è da dire è che in generale quello che mi piace sono sempre gli artisti che sono quelli imprevedibili, sono quelli come Jay-Z che in un momento storico come questo fa un disco come Esatto. quello che ha fatto, ma sono anche magari rapper nuovi come Belly, che uno l'ho ascoltato parecchio, che fa totalmente un'altra cosa, o penso ad alcuni singoli, alcuni smash anche che hanno fatto il successo e sono delle bellissime canzoni che mi hanno comunque condizionato, però ho ascoltato anche parecchi dischi vecchi, poi quest'anno sono successe un po' di cose, c'è stato il ventennale di War Report di CNN, è scomparso Prodigy dei Mobb Deep, quindi voglio dire, ho avuto anche prima, l'anno prima c'è stato il ventennale di Illmatic, cioè dischi che magari ho ripreso, ho riascoltato, ho trovato ancora delle ispirazioni in quelle cose là, dal punto di vista dell'attitudine magari, della solidità, questo mi accompagna sempre perché comunque sono cresciuto con un determinato sound ed è quello che per un fattore anche nostalgico e romantico rimane sempre come si può dire, la mia ispirazione principale, però c'è un sacco di musica nuova, figa, che anche se io non faccio in qualche modo riesce a contaminarmi nel disco, infatti
anche grazie a tutto il team che ha lavorato con me, soprattutto VoxP e tutto il team di SFAC che ha lavorato al disco, Dave, appunto il Des, sono stati anche fondamentali in questo perché mi hanno spronato e spinto a tentare altre strade. Ho lavorato tanto secondo me sull'interpretazione, sui cambi di flow, non c'è nessun pezzo che tra virgolette si assomiglia anche solo nella struttura, nell'interpretazione, quindi è un disco completo che lavora anche sulla soglia dell'attenzione, quindi cercare di fare cose diverse, cambi improvvisi nelle strutture, ma anche tante melodie, cose che avevo già fatto, ma magari non così in profondità, quindi ci sono un sacco di ispirazioni che mi sono servite. Sì, infatti secondo me c'è proprio nel disco forse il giusto equilibrio anche rispetto magari ai tuoi dischi precedenti, proprio tra la tua abilità da liricista e quella da narratore anche secondo me. Cioè, io ho riscontrato molto questa cosa e la una cosa che io ho molto apprezzato da ascoltatore, prima ancora se vuoi da persona che poi magari ti avrebbe dovuto intervistare, che appunto dare un biglietto da visita come Ribelli senza causa, che secondo me è un po' paradigmatico di tutti magari i cambi di stile e le tecniche, magari anche il tipo di profondità anche del disco, quella è una cosa che ad esempio ho apprezzato molto, cioè il fatto che appunto che uno inizi magari il disco, capito, con una cosa del genere, secondo me è stata un'ottima scelta Ti quella. ringrazio, noi ci abbiamo ragionato tanto anche su come fare con queste canzoni. Oggi assistiamo magari a dei bei dischi che hanno anche parecchio successo, ma che spesso, forse per un'unione di cose, non mi convincono appieno da questo punto di vista, perché delle volte sembra una base lunghissima con un testo lunghissimo e un contenuto lunghissimo che però si limita a poche cose. Io faccio parte di un'altra scuola, arrivo dal rap italiano che parlava alle persone, cioè quello è stato fondamentale per me, quindi ancora oggi io credo in questa cosa, in questa funzione che ha il rap di raccontare delle cose, anche se in questo caso in maniera molto personale, perché non è un disco politicamente schierato, un disco sociale, penso ai dischi che no, con tematiche sociali che facevano la differenza anni fa, e anni fa, anzi, se non facevi pezzi del genere sembrava quasi che il rap fosse inutile, no? Oggi fortunatamente invece è entrato nella comunità questa cosa, quindi anche fare un pezzo che non salva il pianeta, ma è bello da ascoltare, la gente è contenta comunque, ed è questa una figata, però credo che un aggettivo che racchiuda questo disco in generale, dal mio punto di vista, è un disco molto onesto, dove io sono riuscito anche a trattare temi molto personali cercando di farci delle canzoni, altrimenti avrei scritto un libro. Una canzone come, cioè un pezzo come Tutto il mondo è quartiere, no? In un momento è tutto bene che una canzone non può essere anche una canzone bella da ascoltare. Secondo me ha un forte valore culturale il fatto che una canzone come Tutto il mondo è quartiere, che rappresenta proprio l'integrazione, se vuoi, nella sua quotidianità, sia un pezzo comunque che, come dici tu, può essere anche un pezzo bello da ascoltare. Cioè questo dico, secondo me, cioè, voglio sapere appunto per te che valore ha avere la possibilità anche di fare un pezzo del genere in un'epoca in cui tutti i giorni, diciamo, l'odio viene alimentato. Come ti dicevo prima, utilizzare questo mezzo per non dire mai nulla è un po' riduttivo, quindi apprezzo sempre gli artisti che riescono a metterci qualche cosa che riescono a parlare alle persone in qualche modo, voglio dire, ecco. Non in maniera noiosa o petulante o per farsi dire bravo, hai fatto il pezzo ad argomento, hai sbandierato questa cosa. Io sentivo la necessità di fare un pezzo del genere, ce l'avevo in testa da un po', sono partito più dal wordplay di mischiare le parole, nei vari idiomi, nelle varie lingue, perché vivo in un quartiere molto multiculturale che mi ha veramente stimolato da quel punto di vista. Poi più mi addentravo con la scrittura, la terza strofa è quella dove un po' più emerge forse questo aspetto qua, con la citazione a Casso, Vince all'odio, che si conclude con Vincent, che è Vincent Cassel, no? E vedo Said, Hubert e Vince uscire da scuola, quindi voglio dire, era un po' la mia conclusione finale. Adesso non voglio dire che il rap deve essere tutto così, perché esistono un sacco di artisti che non fanno questo tipo di cose e fanno delle bellissime canzoni, però per me ha comunque un'importanza, una valenza, altrimenti, ti ripeto, sarebbe un po' come sparare nell'acqua.
Però fai occhio che a fare il grosso, alla fine becchi quello più grosso di te. Sarà che l'ho già visto, l'ho già fatto, l'ho già detto pure meglio, ma non fa per me. Sarà che me ne sbatto questo fumo, vale ore, c'ho un ovetto tipo fa per sé.